Una domanda sull'associazione SPES contro SPEM. SPEM sta a Montesagro, ha tre case famiglia, due con persone portatori di handicap e una di ragazzi adolescenti. È una realtà che esiste da più di 20 anni. Insomma, queste case accolgono queste persone con handicap come residenza definitiva. Quindi diciamo, io trovo una cosa, mi ha colpito molto, ma io sono un volontario e quindi sono 10 anni che collaboro con loro, mi ha colpito molto questa cosa perché ho sempre pensato un ragazzo con handicap come potrà continuare la sua vita, no? nel proseguo degli anni e tutto quanto. E loro vivono in queste case che sono case come le nostre, insomma, si vive un'atmosfera molto bella, fanno tante cose. Però chiaramente hanno bisogno di essere un po' sostenuti da tutti quanti, perché ci sta una retta del comune, ci stanno dei finanziamenti, però spesso non bastano a tutto. E allora noi cerchiamo, insomma, in qualche modo come volontari di organizzare eventi come questo per far conoscere l'associazione, per raccogliere dei fondi e per cercare, insomma, di dare sempre opportunità migliori, insomma, a loro come ne abbiamo noi, insomma, nella nostra vita, insomma. E come si inserisce l'attività sportiva nelle vostre attività proposte ai ragazzi? L'attività sportiva è un'attività che fa bene a noi, fa bene a loro, fa bene a tutti, insomma. E con i ragazzi di Casa Salvatore, ad esempio, noi siamo riusciti per alcuni anni ad andare in piscina e molti di loro hanno trovato un grande giovamento, alcuni di loro che magari avevano molte paure e erano un po' bloccati, insomma, perché per magari i problemi che hanno. Invece la piscina, lo sport li ha aiutati ad avere sicurezza, ad avere autonomia, a migliorare da un punto di vista proprio generale della loro condizione fisica. E quindi diciamo, questo evento è un evento che unisce tante cose, unisce lo sport, unisce questo tipo di realtà, e quindi è un bel incontro, insomma. A noi piace molto partecipare a questo evento di Sport Against Violence. E infatti questo concetto dello sport contro la violenza, lei come Beh, lo sport è sicuramente, secondo me, un veicolo di pace, insomma, almeno lo sport è quello inteso come i valori dello sport veri, insomma. Che sono il partecipare, il mettere, dare il massimo per cercare di superare i propri limiti e nel rispetto chiaramente di tutti quanti, insomma. E quindi questo è diciamo un po' il filo conduttore che poi uno cerca di portare avanti nella propria vita, insomma, e di insegnare anche alle nuove generazioni che vengono volentieri, insomma, e gli piace molto lo spirito che si vive in queste giornate, insomma. Parteciperete ancora? Sicuramente, finché ci sarà questo evento noi parteciperemo. Grazie mille. Grazie a voi.